Il comune di Montegliasi deve sedersi al tavolo così come è stato in passato. Lo stabilimento Leonardo di Grottaglie ricade anche nel territorio di Montegliasi con l'impiego di numerosi concittadini. Non ci sta il sindaco Cosimo Ciura all'indomani del tavolo tecnico in regione ad essere tagliato fuori. Una questione meramente politica, dice, ma questo non è il momento delle diverse appartenenze politiche, ma il tempo della sinergia per salvaguardare il lavoro in un territorio che conosce già troppo bene cosa sono le vertenze lavorative e la precarietà. Quindi è stata soltanto una mera scorrettezza da parte del presidente della task force e da chi ha organizzato il tutto. L'avvertenza Leonardo non ha colore politico, interessa tutto il territorio e tutti, ciascuno nel proprio ruolo, è interessato a contribuire nell'individuare una soluzione. Non ci sta neppure il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Renato Perrini, che tuona di aver scritto al presidente della task force Caroli per comprendere i motivi del mancato coinvolgimento di tutte le forze politiche del territorio. Prima che arrivino, dice, decisioni non più rettificabili dalle ripercussioni drammatiche per i lavoratori, per l'indotto e per l'intera economia. Bisogna parlare, fare sistema e fare in modo che si trovi una soluzione, perché queste famiglie, perché l'idendo ci lavorano i nostri parenti. Le campagne elettorali finiscono, ma poi bisogna fare sistema e non vedere il colore politico. Questo dunque è il momento di fare squadra. La politica dovrebbe forse riscoprire la sua vera vocazione e se per una volta si starà tutti dalla stessa parte, a beneficiarne saranno sì i lavoratori, ma anche i colori politici. Con l'obiettivo raggiunto insieme, i cittadini riacquisteranno fiducia nella politica.